Salve a tutti i miei legionari e barbarazzi non iscritti, io sono Alessio PCM, vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi siamo ancora una volta su Crusader Kings 2 con la dinastia Polo, nello specifico col Doge Ettore. Come al solito invito i barbarazzi non iscritti a iscriversi a fine video, tutti voi a lasciare qua sotto un bel mi piace e condividere la campagna. Vi ricordo di attivare la campanella per ricevere una notifica ad ogni nuovo video e di controllare la schermata della community per partecipare ai sondaggi e vedere le news del canale. Oltre a questo vi ricordo anche che ho pubblicato due racconti che trovate gratis ai link qua sotto in descrizione. Adesso che siamo tutti in isolamento forse è il momento ideale per leggerli, così magari vi passate un'oretta, come dire, non in pace ma piacevole. Ora, prima di andare avanti, vorrei farvi vedere un attimo il mondo perché anche voi mi avete fatto notare che sono avvenute delle cose alquanto interessanti. Allora, il regno tedesco, la East Francia, è al momento un po' un casino e c'è una rivolta, tra l'altro, rivolta che è per la tirannia del re. In Lotaringia, a sua volta, c'è una rivolta contro la tirannia del re. E tra l'altro, il trono inglese è nelle mani di un rampollo polacco, che è diventato per l'appunto re d'Inghilterra e tuttavia conserva tutti i territori che aveva la Polonia e anche parte di quelli che aveva la Danimarca, quindi si è andato a creare un enorme impero che ha un'estensione comunque importante e che però sembra molto sparpagliato, non so quanto durerà sinceramente. La Norvegia tra l'altro è diventata la potenza principale del nord, è pagana e si è diffusa prende alla Svezia, un pezzettino di Finlandia e molto in Inghilterra e Irlanda. In Russia abbiamo i Gardariki che rimanendo pagani si stanno espandendo. Qua abbiamo, vabbè, le solite orde che non stanno facendo nulla di che. In India i Pratihara, scusate, stanno riunendo il nord dell'India sotto il loro controllo, gli Abbasidi hanno 8.000 truppe e c'è una grande rivolta contro gli Umayyadi, anche se gli Umayyadi stanno avendo la meglio sui vari regni cattolici, nonostante qualcuno sia ancora presente. La rivolta in questo caso è per... Dov'è? Non lo trovo. Allora, tu sei il capo della rivolta, perché stai combattendo contro gli Umayyadi? Per la sua tirannia, sono tutti dei tiranni a quanto pare. Va bene, adesso io vorrei accumulare un po' di soldi. Lucrezia va benissimo come nome. E poi entrare in guerra. Entrare in guerra contro chi? Vorrei entrare in guerra contro il ragazzo qua per prendergli l'holding qua. Userò dei mercenari ed è proprio per questa ragione che non voglio tirar sulle leve, voglio aspettare di avere un po' di soldi. Anche perché quei mercenari poi, come ben sapete, non li tirerò giù probabilmente e li continuerò a usare solo per quello. C'è nata un'altra figlia, Giovanna però non mi piace, Agostina, Amalia. La chiamiamo Amalia, dai. Ragazzi, consigliatemi tra l'altro un po' di nomi femminili, perché me ne avete consigliati tantissimi maschili, ma pochissimi femminili per l'appunto. E quelli maschili che mi avete detto non sono molto convertibili al femminile, tipo Graziana, Annibala, Stilicona, Nicolà, Valentiniana, direi che anche no, eh. Allora, ragazzi, noto che il duca Zubrivo il Terribile di Blatno al momento è indipendente e direi che tiriamo su dei mercenari per combatterlo. Sfortunatamente non ci sono ancora gli ordini religiosi, se no potrei utilizzare quelli. Ah no, non è vero, è cattolico, ero convinto fosse sloveno. La vassalizzazione non l'accetta, quindi sono obbligato a prendere dei mercenari per mandarlo al diavolo. Questi qua sono un po' pochi, quelli della banda bulgara, però probabilmente sarebbero anche di più, al momento sono un po' meno. Se no abbiamo la banda sassone, la banda bretone, la banda svizzera. Dai, prendiamo i sassoni. Prendo i sassoni e li mando subito lì. No, aspetta, però non uso le mie navi. Uso quelle del vassallo che tanto bastano. Ok, e li mando a Segnia, dove li riunisco con i miei uomini. Allora, tra l'altro come tipo di guerra faccio la disputa di confine, direi. Ah no, però perdo tanta pietà. Oh, la miseria. Tantissimo d'oro anche. No, 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 stavo scherzando. Facciamo una vassallizzazione forzata, assolutamente. E muoviamo subito le nostre truppe lì. Naturalmente ci sono dei raider che continuano ad andare in giro in questi territori. Questo qua è l'host di Refros. Ok. Non penso neanche di riuscire a sconfiggerlo. Cioè, sì, magari potrei farlo tirando su un po' di truppe dei vassalli. Facciamo che ci provo.
ci provo perché cominciano a darmi un po' tanto fastidio i vari host che abbiamo qua in giro. Ok, il ragazzo qua si arrende, fortunatamente, ottimo. E per curiosità, guardiamo come siamo messi per riuscire a fare, no, non l'Impero d'Italia, bensì il Regno di Pannonia. Ci servono, allora, 12 titoli. Noi al momento ne abbiamo solamente 6. Ok, è vero che un po' li possiamo togliere i bulgari, ma non ci aiuterebbe particolarmente come cosa. Questa qua è di una ribellione, che però non posso attaccare. Ribellione contro il re bulgaro per la claim di Bozidar sulla Bulgaria. Io non ho idea di chi sia Bozidar, sinceramente. Cioè, sarà uno che si oppone, naturalmente. Ah, peccato, questo territorio non lo posso attaccare, anche se sarebbe carino perché è in Valacchia, quindi non ha senso. Potrei attaccare la grande Moravia, però al momento vedo che non mi fa fare declare war. Ah, perché abbiamo le levis. Ok, prima direi che facciamo fuori quest'host che tanto ha per lo più fanteria leggera, quindi dovremmo riuscire a disintegrarlo. Abbiamo anche ricevuto dei rinforzi, incredibile. Lo rimandiamo a casa. Perfetto, tiro giù i nostri vassalli. Eccoli qua. E perfetto così. Tra l'altro, posso aumentare le mie retinue? Sfortunatamente no. E allora per il momento aspettiamo così. Vediamo se posso dichiarare guerra a lui. Sì. Tributario non mi interessa. Posso fargli Lorywar, scusate, per Nitra o per Ostrirom, che sono questi due, o anche per Pex. Oppure ho una de jure di Belerad, che è lui. Ok, su questo territorio qua. E le border dispute, che però costano un sacco d'oro e di pietà. No, guardate, io la prima cosa che faccio, magari, vero, faccio diventare più potente lui, ma penso che soddisferò questa. Anche perché lui adesso è già in guerra con un sacco di gente. Contro un duca per uno reward. Una disputa di confine, un altro reward. Le reward, tra l'altro, sono per lo stesso territorio, ovvero questo. Quindi sì, mi conviene attaccarlo finché sono in tempo, diciamo, per rivendicare quella claim. E lo faccio subito. De jure, pam. Tanto non ha truppe, praticamente. Ah, ma c'è un plot per ammazzare Orfeo. Anfami, sono anche in tanti. Tra l'altro è uno dei miei vassalli che vuole farlo. Puttana sua sorella. Direi che lo fermiamo, assolutamente. Lo arresto, com'è che si faceva qua? Sì, ok. È riuscito a scappare, vabbè. Ok, un'altra cosa che posso fare è fare l'autostop ai plot. Vero, avrò meno possibilità di arrestarli, ma magari non mi ammazzano tutti i membri della dinastia, che direi che non sarebbe per niente male. Prestito non mi interessa, magari adesso amplio un po' i nostri trade post, dato che ho un po' di soldi. Magari lo faccio quando ne ho 500, forse è meglio. Allora ragazzi, ho deciso che invece che i trade post, miglioro il palazzo, faccio i passaggi segreti che ci aumentano ulteriormente gli introiti di più 6, che direi che non è per niente male. Costa un bel po', ma si può fare. Tra l'altro, come potete ben vedere, l'Italia si è ampliata, qua la situazione si è stabilizzata, sono finite le varie guerre civili, perlomeno le più grosse, ne è scoppiata una in Polonia, che comunque sembra essersi un minimo ampliata, una guerra contro la Svezia, che però sta attaccando, e in difesa, in una rivolta, di contadini, ok. Che tra l'altro abbiamo perso l'advisor, metto Galindo, che ci vede bene ed è ottimo. Gli faccio ricercare la tecnologia, non so perché lo steward sta facendo questo e non sta ricercando la tech. Sei riuscito a convertirli qua? Non ancora, mamma mia. Continua a provarci. C'è nato un figlio. No, me l'ha chiamato pagano davvero. Ho sbagliato. Ho sbagliato, ormai non posso più farci niente. Voleva dirmi qualcosa al gioco. È un easter egg per caso. Educazione della ragazza. Ok, in intrigo. E buona così. Qua riesco a firmare la pace. Non ancora. Prima vado ad attaccarli qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Finalmente abbiamo riconvertito Venezia. Meno male. Meno male. Tra l'altro abbiamo perso un assedio. Mamma mia, ma diventano sempre più potenti questi qua del Dagzost. Cioè, è un mostro sto ragazzo. Potrei negoziare con lui, ma cosa gli darei esattamente? Gli presenterò un'offerta. Ah no, lui chiederà qualcosa per smettere di attaccare le nostre terre. Se no, gli posso garantire qualcosa e farlo diventare mio vassallo. Ok, direi che non è il caso. Vabbè, peccato. Ma riesco in compenso in teoria a firmare la pace con lui e faccio enforce demanda.
E bam! Ok, finita la guerra con loro. No, non ho bisogno di soldi. No, tu plotta. Sto cercando tra l'altro di uccidere, come al solito, uno dei nostri vassalli per dover pagare meno per la campagna elettorale. Anche perché in questo momento, sinceramente, vorrei investire qualcosa per far diventare Amilcare cardinale. Sembrava decisamente più facile prima, invece questo qua ha molti più punti di quelli che aveva quello che era segnato prima, che ne aveva solamente 100. E di certo non ho 300 da spendere per questo. Ok, tra l'altro posso ampliare anche le mie retinue, quindi non mi lamento, e ora le posso far tornare tranquillamente in patria perché non dovrebbero venire legnate a caso. L'unica cosa, magari le faccio tornare per vie laterali per rischiare di farmi disintegrare da questo ragazzo. Ragazzi, notavo una cosa, guardate che mix di religioni tra eretici e pagani che c'è qua sopra in Inghilterra. È bellissima, è una delle cose più belle che abbia mai visto. Tra l'altro mi chiedo, ma il ragazzo slavo qua riuscirà a riformare la sua religione, secondo voi, e a creare un'Inghilterra che non ha l'Inghilterra pagano-slava? Sarebbe divertentissimo, eh. No, ragazzi, c'è morto uno dei nostri parenti, Belisario. Ah, di salute cagionevole. Mi dispiace molto anche perché non ha avuto neanche un figlio. Quindi, alquanto triste come cosa. Noto che sfortunatamente Amalfi si sta ampliando qua, ma ha perso a favore dei bizantini tipo tutta la Sicilia. Quindi, wow. Sono stati creati dei regni, tra l'altro, nell'impero ottomano. Uno che penso sia quello di dell'Epiro. Intrigante. Che non è dei Macedon. Ok, c'è la Basilizza Zenobia al momento. È stato creato anche il regno di Trebisonda, in cui abbiamo un'altra dinastia sempre. E intrigante, perché questo vuol dire che l'impero bizantino potrebbe spezzettarsi, anche se al momento sembra comunque molto potente. Non mi dispiacerebbe per niente far sposare un membro della mia dinastia a uno della casata Macedon, per riuscire a, come dire, avere l'impero bizantino abbastanza tranquillo. Il fatto è che non vedo membri disponibili, quindi per il momento niente. Allora, ho notato una cosa molto interessante. Ho detto, ma sì, dai, proviamoci a trattare con sto strozzo che continua a rompermi la minchia. Allora, potrei offrirgli la contea di Bihar, che è dominata dal nostro vassallo Krasimir. Per il prezzo di 310, se accetta diventerà mio vassallo e saremo protetti da avventurieri per 10 anni. Tuttavia i vassalli non ne saranno contenti e perderò 50 di prestigio. Tra l'altro Bihar non sarà, o meglio scusate, il conte Krasimir non sarà contento perché ho venduto una sua contea, così come tutti gli altri vassalli. Però io ci guadagno anche dei soldi. Oppure gli do in moglie una delle mie figlie, Benedetta, oppure... No! Allora, specifichiamo una cosa. Bihar, che territorio è? Perché potrebbe essere interessante come cosa. Fatemi vedere un po'. Contea di Bihar. È questa qua. Allora, indeborire lui, che già mi odia, non mi dispiace, quindi ci sto. Gli vendo il territorio. Boom, shakalaka! Siamo diventati il suo signore. Daghi il macellaio, congratulazioni, sei appena diventato un nobile. Forse sei anche convertito, meraviglioso, ha 8000 uomini. È divertente il fatto che è più potente di me. Sono felice. Proviamo a fare una cosa. È molto importante che lui sia nostro amico, quindi mi devo segnare lui chi è. E oltre quello... No, non gli compro un favore, ma cerco di farmelo amico. Quanta gente ha ucciso? Solo uno. Per un avventuriero così grosso pensavo di meglio, cioè ne ho uccisi 9 io. Successe una cosa interessante, Dag ha dichiarato una rivolta contro... Anzi, una rivolta di confine contro questa qua. Della Bulgarian Revolt. No, sei un grande. Ti giuro che se gli conquisti quei territori e li fai diventare veneziani io ti amo. Tantissimo. Tra l'altro la Polonia diventa sempre più... Scusate, l'Inghilterra, Polonia, mi viene automatico chiamarla così... Diventa qualcosa di sempre più spaventoso, anche se ha poche truppe. Cioè, è un mostro, un blob enorme. Olè, un altro ragazzo. E come lo andiamo a chiamare lui? Lo andiamo a chiamare... Tra l'altro vediamo se ha qualche tratto specifico. È malaticcio.
Vabbè, provo a chiamarlo Valentiniano comunque. Valentiniano, anche se mi sa che l'avevo già usato sto nome, va bene comunque. È successa una cosa particolarmente interessante. Uno, è finita la guerra qua, purtroppo perché la ragazza è morta. E ho visto una cosa molto interessante di Doug, a cui non avevo fatto caso prima. Ovvero, guardate quanti soldi ha. Tra l'altro, notate una cosina. Noi siamo il suo erede. Io volevo farmelo amico. Ma secondo voi, se io sono il suo unico erede... come dire... Non mi fanno gola questi soldi. Mi fanno gola in una maniera allucinante. Io spenderò tutto il mio patrimonio per uccidere questo ragazzo e ereditare tutto quello che ha. È una cosa davvero meravigliosa. Tra l'altro mi chiedo che... Merda, questi soldi non dovevo spenderli. Che fine faranno le mie truppe, sinceramente. Speriamo che il ragazzo non si rivolti. E abbiamo anche ereditato un po' di soldi che non fa mai male. In ogni caso direi che faremo, guarderemo nel prossimo video cosa succede. E ci fermiamo qua. Tra parentesi, ho dichiarato guerra al ragazzo qua per prendergli il territorio sull'isoletta, la città costiera che è sua, che in realtà penso sia una moschia. E la claim qua non funziona. Io ho provato anche a rimettere il diplomatico, ma stiamo avendo una sfiga nel farle, di una lentezza. Vabbè. Legionari, come al solito, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti, consigli, suggerimenti o qualsiasi cosa abbiate da dirmi. E spero di rivedervi tutti nel prossimo episodio. Fino ad allora, a tutti i legionari e a presto!